grazie a te posso essere d'aiuto a Link. Gli daremo il nostro sostegno durante la sua battaglia al castello. Concentra tutta la tua energia in un colpo per indebolire Ganon. Questa purtroppo è l'unica cosa che possiamo fare per lui. Se riusciremo a sigillare Ganon, la pace tornerà a Hyrule. E la nostra missione sarà infine compiuta. Padre, come stai? Lo so, ho fatto sempre tutto solo come volevo io. E ti ho fatto preoccupare tanto. Quanto mi piacerebbe poterti rivedere. Bentornati sul canale di Axios00, bentornati in un nuovo episodio di The Legend of Zelda Breath of the Wild. E allora, andiamo subito a vederci un attimo nella borsa la preghiera di Mipha, che abbiamo preso nello scorso episodio, battendo l'ira dell'acqua di Ganon. Ce l'ha donata Mipha, ovviamente. Si chiama, dice la preghiera di Mipha, il potere della campionessa Mipha, appena l'energia vitale si esaurisce, ti fa ritornare automaticamente in vita con tutti i cuori e anche con qualche cuore bonus in più. Bene, ottimo. No, che disattiva. Wow, non disattiviamo, iniziamo a disattivare. Allora, ok, io a questo punto andrei a parlare con Re, non lo so, perché qui non c'è nessuno in questa piazza. Perciò saliamo su. Ah, Link, meno male che sei tornato. Ero in pensiero, ci dice Re Dorefan. Questi dialoghi che aspetto sempre una specie di doppiaggio e invece poi non c'è. Maledizione, la pioggia si è interrotta come per magia e il villaggio degli Zora non è più in pericolo. Finalmente Hyrule non rischia più di essere sommersa da una colossale alluvione. Hai salvato il villaggio degli Zora, placando il colosso sacro dell'acqua. Grazie, grazie. Hai superato ogni nostra aspettativa. Ti ringrazio di cuore a nome di tutto il mio popolo. Ok, prego, ci sono anche dei bambini Zora lì, che carini. Ok, Link, ci dice Morit, ti prego di scusarmi per averti trattato male. Niente, dai, succede. Hai tenuto sempre Mipha nei tuoi pensieri. Cioè, effettivamente, ogni tanto ho imbrogliato chiamando la Zelda, ma sono dettagli, mi sono sbagliato chiamando la Zelda, ma lasciamo perdere. Allora, anche tutti i membri del Consiglio degli Anziani piegano le loro pinne all'indietro in segno di ringraziamento. Bellissimo! Probabilmente molti dei più anziani tra noi avevano un'idea sbagliata di Hylia. Spero tu possa perdonarci. Ma datemi qualcosa e vi perdonerò tranquillamente, non c'è problema. Link, ti meriti una ricompensa adeguata. Grazie, appunto, dicevo ora. Su, prendi quello che c'è dentro quello scrigno. Mipha lo custodiva gelosamente, come una sorta di reliquia. Ora vorrei che lo tenessi tu, in segno della nostra amicizia. Abbine cura, Link. Ma, Link, non hai più la spada che esorcizza il male? La Master Sword? Forse l'hai persa assieme ai tuoi ricordi? Spada che esorcizza... Accipinne, te ne sei proprio dimenticato. È una spada che solo tu, in quanto primo tra i campioni, puoi brandire. Giace sicuramente in qualche angolo di Hyrule, in attesa che il suo legittimo proprietario la vada a riprendere. Link, tutti noi Zora ti ringraziamo dal profondo dei nostri cuori per quello che hai fatto per noi. Spoiler sulla Master Sword, quindi c'è, ok, perfetto. C'è ed è nascosta da qualche parte. Non ho idea di dove, ma non me lo dite nei commenti, vi prego, non me lo dite nei commenti, perché tanto li cancello direttamente i commenti relativi alla Master Sword. E anche a te, Sidon, e infatti ha fatto la sua parte anche lui. Come padre, mi hai reso veramente fiero combattendo il colosso sacro al fianco di Link. Sei cresciuto più in fretta di quanto pensassi, e per te si avvicina il momento di prendere il mio posto, addirittura. Padre? La pioggia torrenziale è finita, il colosso sacro è tornato sotto il nostro controllo. Che meraviglia. In effetti c'ha ragione. Link, ma è fantastico. Ok, questo gli porterà alla rovina, poveri Zora, sicuramente. Mamma mia, quanto è grande rispetto a noi. Non me lo ricordavo così grande. Link, grazie infinite, non potrò mai ringraziarti abbastanza. Hai salvato il nostro villaggio dalla distruzione e reso te quasi re, tra l'altro. Qui c'è bisogno del più sentito dei ringraziamenti.
Sei il migliore! Ok, perfetto. Non gridiamolo, è meglio di no. Lasciamo questo momento di felicità agli Zora, con le pinne alzate, grandi voi! Ok. Colosso Sacra Ruta completata. Bene, ce l'abbiamo fatta. Scrigno! Scrigno a palla! Dici tutto. Cosa c'è qui dentro? Tridente scaglia di luce! E infatti è l'arma di Mifa questa. Arma dell'eleganza senza pari, appartenuta alla campionessa Mifa. Oh, ok. Questa me la ricordavo, eh. Nonostante fosse specializzata in poteri curativi, si dice che Mifa fosse molto abile anche con le lance. Dimmi che non... che ho spazio... ho avuto spazio nella borsa, sì, ok. L'importante era questo. Tra l'altro, ora che ci ripenso, prima di tutto il re ci deve dire qualcos'altro, perché questo tridente lo cercavano giù, mi ricordo. No, voglio parlare, ok. Link, il tuo eroico gesto ha salvato l'intero mio regno e il popolo Zora, te ne sarò per sempre grato. Guardati attorno, la gioia risplende sul volto di tutti. Grazie per averci regalato il giorno più bello delle nostre vite. Prego, ma ascolta, caro Link, c'è ancora una cosa che devo chiederti. Ah ah! Tu hai fatto ritorno dall'interno del colosso sacro dell'acqua, Varruta. Ma la mia Mifa non è mai tornata. È accaduto ciò che io temo? Siamo arrivati troppo tardi? Bravo, Link, diglielo. Il suo spirito... Ok, mi ha quasi ucciso. tirandosi davanti in quel modo. Allora, Mifa, ti ha detto qualcosa? Sì, mi ha detto... Capisco, Mifa, non posso crederci. Non ho potuto fare niente. Però è vero che Mifa sta compiendo il suo dovere di campionessa. In tal caso, il mio dovere di padre è quello di sorvegliarla. Sai, Link, lei ti amava sul serio. Sono sicuro che anche adesso il suo cuore è ricolmo di gioia perché può aiutarti. E sta tristezza, ragazzi, però basta. Cioè, me la fate prendere veramente male. Mi dispiace tantissimo, povera Mifa. Non dimenticarla mai, Link. Non la dimenticherò. Sarà sempre con me, dai. Ti ringrazio per ciò che hai detto. Lo apprezzo molto, davvero. Link, se dovessi mai trovarti nei guai, ti prego, torna qui da noi. Anche nel momento più buio, l'intero popolo Zora ti accoglierà come se tu fossi uno di noi. Grazie, Link. Grazie. Il fatto che io l'abbia chiamata Zelda per più di un episodio... Questo sorvoliamo, va, che è meglio. Molto meglio, molto meglio sorvolare. Non se ne è accorta neanche Mifa, quindi tutto a posto. Che dice questo? Che prova? Lairta. Una luce brilla e una prova appare. Ah, tu sei l'Aglia che ha aiutato il principe Sidon. Come sei bello. Certo, niente a che vedere con il principe Sidon. Comunque sembri simpatico. Non mi dispiace parlare un po' con te. Vuoi parlare? E questa canzone? Io adoro le canzoni. So a memoria anche la canzone della festa della campionessa. Vuoi sentirla? Fammi sentire. Va bene. Ora te la canto. Ecco a te la canzone della festa della campionessa. Discende dal cielo la scaglia di luce. Ai piedi della cascata turbante. Cascata turbante. Cascate turbante. Una luce brilla e una prova appare. In effetti non ho mai capito bene il senso delle parole di questa canzone, ma la canterò alla festa della campionessa. La festa dovrebbe essere organizzata da Molden, ma finora non ha ancora fatto niente. Cosa sarà successo? Se ne sarà forse dimenticato? La canzone della festa. Sfide dei sacrari. Sfide dei sacrari? Ok, va bene. No, io volevo andare dove c'era l'armeria. Tra l'altro dovremmo anche riportare la foto alla tizia che ce l'aveva chiesta, che è lei se non erro, Flatte. Buonasera. Link, hai scoperto come è fatto il Lynel? Tieni. Oh, vediamo. Ok, mostriamogli la foto con il nostro cellulare Sheika. Di così. Ah, la mia voce. Scusami, no, sto bene. È solo che questo Lynel fa proprio paura. Basta guardarlo per farsi passare la voglia di salire sul Monte Tuono. Sì, in effetti è un po' di profilo, ma sono dettagli, l'importante è che ti vada bene. Grazie, cercherò di spaventare un po' i giovani del villaggio. Ma cattivissima questa Flat. Ah già, la ricompensa. Appunto. Gambali Zora. Nuoto più veloce, tramandati di generazione in generazione tra gli Zora, si dice che siano stati creati con squame di drago. Se indossati, permettono di nuotare più velocemente. Ci manca solo l'elmo, via, il cappello, il cappuccio. Questi gambali Zora furono creati per ordine di un antico re Zora dagli artigiani dell'epoca, ma ora sono molto comuni. Come sai, il bacino idrico orientale fu costruito grazie alla collaborazione fra la gente Haya e la popolazione Zora. Quando venne completato, iniziamo a donare i gambali agli Haya che venivano in visita al villaggio, in segno di amicizia.
Con il tempo però il numero di visitatori Hylia cominciò a diminuire e mio padre dovette chiudere bottega. Questo è l'ultimo paio di gamballi rimasto nel magazzino. Indossali, persino un Hylia riesce a notare agilmente come noi Zora. Credo che saranno più utili a te. Mi raccomando, fanne buon uso. Sì, ci saranno parecchio utili questi. Sicuramente, andiamo subito a vedere, andiamoceli, perché sono curioso tra l'altro di sapere. Questi sono 4, questi sono 3 di difesa, però col fatto che hanno un auto più veloce per ora me li metto. E a questo punto mi piacerebbe. Quanto è figa però questa tuta, veramente figa la tuta Zora. Molto molto bella, mi piacerebbe vedere il cappuccio il prima possibile. Comunque, allora, andiamo a parlare con quelli della bottega, se li ritrovo. Cioè, dovrebbero essere qui esattamente di là, presumo. Ma tu, Sidon, c'hai da dire qualcosa? Ah, Link, grazie. Hai saputo confutare le argomentazioni degli anziani. Prego, prego. E salvare la nostra terra, senza contare che sei un Hylia. Oh. Quel che hai fatto è davvero straordinario. Hai deviato il tuo viaggio per venire nel nostro regno, tormentato dai mostri e dalla pioggia incessante. Hai schivato gli attacchi di Ruta e hai attivato i suoi generatori usando le frecce elettriche. Hai liberato Ruta e messo fine ai tormenti di Nifa. Link, non potrò mai ringraziarti abbastanza. E ricordatene, vai quando sarai re. Meno qualche posticino per dormire, almeno ce l'abbiamo. Grazie per essere stato al mio fianco fino alla fine, nonostante i miei modi. Perché? Non hai fatto niente tu alla fine. Sei un po' narcisista, ma a parte questo, se non fossi arrivato tu, non so in che stato sarebbe il villaggio degli Zora. Verserebbe il villaggio degli Zora. Torna pure da noi se ti serve qualcosa. Saremo felicissimi di aiutarti. Sei un grande, Link. Ce l'avrà detto almeno 20 miliardi di volte. Sei davvero il migliore tra gli Hylia, il mio migliore amico. Addirittura. Ok, addirittura il mio migliore amico, ma ci ha dato uno sguardo alla fine abbastanza preoccupante. Ci avevamo parlato con lei. Goron è qui. Ok. Rosli. Sì, l'ho sentito, Link, campione degli Hylia. Adesso lo spirito della principessa Mifa può riposare in pace. Se sei il vero campione, sei in grado di usare sia il tridente scaglia di luce che il tridente cerimoniale. Comunque, se dovessi perderli o romperli, io so come fabbricarli. Ah! Quindi, se per caso li rompiamo, eccetera, lui ce li riporta. Bene, ottimo. Ce li riporta in vita, diciamo così. In questo episodio, allora, iniziamo a fare quello che volevo fare in questo episodio, cioè tornare un attimo al villaggio calvarico, spero di averlo detto bene, da Impa, e vedere di sbloccare quel santuario che sembrava chiuso. Allora, siamo qui da Impa e mi avete detto di provare a prendere quella sfera lì, che non c'è modo di prenderla però con il Calamitron. Quindi come faccio? Quella sfera è sotto la nostra protezione da generazioni, nessuno può permettersi di toccarla, nemmeno tu. Quindi niente, forse parlando con lei? Oh, hai acquisito il potere di Mifa? Ti ringrazio per aver recuperato uno dei colossi sacri della calamità Ganon, ma ce ne sono altri ancora. Il potere di Mifa è la magia curativa, ti salverà quando la tua energia sarà agli sgoccioli. Resta il colosso che fu controllato dal rito Revali, il colosso sacro Vamedo. Il colosso che fu controllato dalla Gerudo Urbosa, il colosso sacro Vannaboris e il colosso sacro Varudania, che fu controllato dal Goron Daruk. O Daruk? Ok. Qui dovrebbe esserci un indizio per trovare i colossi restanti. Non so se andare a quello in basso a sinistra o quello in alto, che sono più o meno... Oddio, forse è più vicino a quello in alto. Vediamo, eh. Sei l'unica speranza per la principessa Zelda e per tutta la terra di Hyrule. Ora non puoi più tornare indietro. Segui il tuo cuore e non ti fermare. Ok, quindi qui non ci facciamo niente. Non possiamo usarla e non possiamo prenderla questa... diciamo sfera, non saprei come altro chiamarla. Intanto andiamo su a vedere, già che ci siamo, se il diario è cambiato di quella ragazza. Salve, che ci dice? Curiosità, eh? Era proprio al diario. Mi avete spaventata, come posso aiutarvi a quest'ora tarda? Mostrami il tuo viso. Eh? Ok, l'abbiamo spaventata. Sappiate che non v'è nulla di particolare sul mio volto. Oh, vi riferite forse a questo simbolo? Sì, in effetti è come un talismano per noi Sheikah. Come prova della secolare appartenenza alla stirpe Sheikah, usiamo incidere tale simbolo sulla nostra pelle. Il famoso occhio. Non avete più bisogno di me? Non dormi? Di solito mi occupo della sfera per conto di mia nonna, rendendo omaggio agli antenati.
Ogni giorno prego affinché il flagello non si abbatta su questo villaggio. Quando alzo la testa, mi accorgo che si è fatto giorno, senza aver chiuso occhio. Ma se penso che lo sto facendo per il bene degli abitanti del villaggio, avere sonno mi farei un'unta. Visto che... della sfera mi interessava. Sto solo annotando un po' di pensieri sulla giornata, niente di più. Ok, benissimo. No, buonanotte. È quasi l'alba, dovresti riposarvi un po'. Ma se io provo a leggerti il diario mentre sei qui, non me lo fa fare. No, ok, va bene, giusto così. A questo punto, non saprei, vediamo un po' di cercare qualche sacrario. O andare alla ricerca di quella mini sfida, in effetti. Quella che ci ha dato poco fa quella bambina al villaggio Zora. Allora, le cascate turbante sono qui. Io a questo punto andrei a farci una visita, perché sono curioso di vedere cos'è che ci sarà, che ci aspetterà lì, anche come ricompensa, vediamo. Ora che ci ripenso, mi avete anche detto di trovare un cane allo stallaggio, mi sembra, di Finterra, e... no, allo stallaggio di Monti Gemelli, e di dargli da mangiare. Le cascate sono qui, ok, non so come arrivarci per ora, vediamo un po'. E faremo anche questo. Magari più avanti nell'episodio, se rimarrà un po' di tempo, lo faremo. Perché sono curioso di vedere che succede. Sono quelle là le cascate. C'è un'altra sfida qui. Aspettate, già che ci sono, questo episodio lo usiamo un po' così, per trovare sfide, per parlare un po' con la gente e trovare tesori. Nor, oh, tu sei quell'aia che vuoi aiutare il principe Sidon, vero? Mi dispiace non essermi presentato prima, ma io sono Nor. Stavo aiutando il principe Sidon a cercare un'aia come te. Il fatto che tu sia arrivato qui da solo è una benedizione. Non sapevamo più che pesci prendere. Anche se mentre cercavamo il nostro Hylia, il principe Sidon mi ha lasciato bloccato su una torre. Così mi sono fatto coraggio e sono saltato nel fiume Zora tuffandomi dalla cima della torre. Sai, alla vista del mio corpo che si rifletteva sulla superficie dell'acqua mentre mi tuffavo, mi sono commosso. Commosso? Io sono un amante dei tuffi. Secondo me l'immagine migliore di una persona è quella riflessa sulla superficie dell'acqua, negli istanti che passano tra lo stacco e l'ingresso. Wow. Quindi sei proprio tu quello che ha ricevuto l'armatura Zora dal re Dorefan. Indossando l'armatura Zora, anche un'aglia può risalire in una cascata e tornare qui in un baleno. Mi mostreresti il riflesso della tua forma in un tuffo sulla superficie dell'acqua? Puoi benissimo tuffarti di testa nello specchio d'acqua qui sotto. Coraggio. Ah, ok. No, ho sbagliato. Aspetta un attimo, ci riprovo. Spero gli vada bene. Io spero. Che splendore, ci ho messo diverse volte. Non mi faceva il tuffo, non capisco come mai. Con tanta bellezza quasi mi acceca. Ora risali la cascata e torna qui. Ok, va bene. Abbastanza semplice come cosa. Se non affoghiamo prima. Ok, benissimo, risaliamo su che è meglio. Primo possibile. Sempre bellissimo questo salto, fantastico! Che sensazione, il mio spirito giuisce come un pesce che guizza fuori dall'acqua. Mi hai mostrato la bellezza e io te ne sono grato. Adesso torna da me. Sì, aspetta, perché qui... Ok, parliamoci. Meraviglioso! Questi occhi che ti hanno visto tuffarti e risalire la cascata non riescono a trattenere le lacrime. Alla faccia! Sento che devo ringraziarti in qualche modo. Bravo, uno slanciolotto. Frutto di un loto che cresce in acqua e che trae la proprietà nutritiva al fondale del quale, nel quale penetrano le radici. Usato in cucina permette di velocizzare i movimenti. Ok. Oh, mi sento così commosso. Non capita tutti i giorni di vedere un tuffo eseguito così perfettamente. Grazie, grazie. Modestamente, a forza di affogare abbiamo imparato, Non vedo l'ora di poterti ammirare ancora. Io no. Per niente. Comunque, mi risfida completata la suprema bellezza. Oh, bene, sono soddisfazioni queste. È bello completare le mini sfide, eccetera. Qui che abbiamo invece? Ah, uno scudo Zora buttato lì così. Uno scudo Zora finemente decorato. Si dice che i più esperti guerrieri siano capaci di usarne i bordi a mezzaluna per deviare i colpi degli avversari. Tra l'altro 18. E spada Zora, arma della lama sottile, decorata secondo gli stilemi del popolo Zora. È forgiata con un metallo speciale che la rende inossidabile e resistentissima. Lo sapevo che non abbiamo spazio. Caston, dove sei, maledetto? Mi avete anche detto di provare a usare le bombe con le casse, perché in teoria dovrebbero saltare. In teoria. Sì. Ma non c'era niente dentro. O perlomeno se c'era qualcosa è saltato. Tu ci devi dire niente, Morit. Oh, Link, si direbbe che mi sia sbagliato sui controlli di Hylia. Pur non avendo né branchi né pinne sei riuscito a fermare il colosso sacro. Ora capisco perché Mifa ti ammirava tanto. Bloop. Mi auguro di cuore che vorrai perdonare la mia ignoranza. Bloop.
Dai, dai, perdonato, perdonato, non si tiene rancore. Tutto a posto. Risalgo fino alle cascate, almeno fin là arrivo alle cascate. Vediamo un po' se troviamo quello che cerchiamo. Allora, queste dovrebbero essere le cascate turbante. Ok, perfetto. Almeno ci siamo arrivati. E là nel centro vedo qualcosa. Aspetta un po', fatemi capire. Sembra una sorta di sacrario chiuso. E come faccio per aprirlo? Rileggiamo un attimo. Discende dal cielo la scaglia di luce ai piedi delle cascate turbante. Una luce brilla e una prova appare. Una scaglia di luce scende dal cielo. Proviamo a risalire intanto, va. Poi proverò un po' a fare diverse cose, tipo a lanciargli una freccia e anche a tuffarci noi, magari di testa. Gli è premere una tragedia, va bene così. Tipo una freccia elettrica buttata là. Come la vedete, ragazzi? Però possiamo fare una cosa del genere. No, ok, ho sbagliato. No, non lo volevo. Ah! Ah, mi sono usato così la preghiera di Mipha. Ok, bene, mi sono scordato di usare la paravela, anche perché qui l'acqua è bassa. Maledizione. Comunque, wow, quanti cuori che abbiamo adesso. Ma come funziona adesso la protezione? Cioè, è andata? Ah, c'è ricarica tra 23 minuti e 44 secondi. Ok, si ricarica ogni tot, quindi ogni 23 minuti, 24 minuti direi. Ale, stai più attento, grazie. Non mi sembra funzionare, almeno non con la freccia elettrica. Quindi non saprei, qui dietro c'è qualcosa? Sembra di no. Molden sembra essere responsabile della festa della campionessa. Io direi di andare a cercare questo Molden, a questo punto. Bellissima la città degli Zora, però il villaggio Zora è veramente fantastico. Meraviglioso, veramente. Letogan. Ah, cercavo Molden io. Ah, un'Ailia. Hai placato Ruta. Non riesco nemmeno a trovare le parole per esprimere tutta la mia gratitudine. Certo, noi qui al villaggio degli Zora patiamo ancora i danni arrecati al colosso sacro. Ecco perché io e il mio assistente Fugyu. Che nome è Fugyu? Stiamo procedendo con le riparazioni. Purtroppo però iniziamo a essere a corto di materiali. Materiali? Già, le riparazioni richiedono un grande quantitativo di lumiserite. Ne abbiamo un po', se ne trovo tanta nell'altopiano Zorana. Non è che per caso nel tuo peregrinare hai già trovato della lumiserite? Sì, in teoria, per adesso me ne servirebbero 10 pezzi, sembra di grande aiuto, sai? Sarebbero di grande aiuto, sai? 10 pezzi mi sa che sono troppi, perché 10 pezzi non li abbiamo di lumiserite. E invece ne abbiamo 11, non 10, ben 11 ne abbiamo, ok, vieni qua. Sì, serve qualcosa, ecco la lumiserite. Prego. Grazie, mi hai portato 10 pezzi di lumiserite? Ebbene sì. Allora scusa, ma adesso il conto. Adesso li conto. 1, 2. Non ci credo, lo farà per tutti. No, ti prego, basta. Ti prego, basta. Oh, grandissimo, sei stato veramente utile, grazie. Proprio un cervello fino, alla grande. Allora, oh certo, devo ripagarti, è un mio dovere e un tuo diritto. Ok, diamante alla faccia. Uno dei minerali più preziosi presenti sul territorio di Hyrule. La sua splendida brillantezza ammaglia tutti fin dall'antichità. Si vende a carissimo prezzo. E te ne sei guadagnato pure uno in più come bonus di produzione. Bene. Ci hai reso davvero un ottimo servizio. Se in futuro ti trovi ad avere altri 10 pezzi di lumiserite, portami senza indugio. Comunque potrò darti solo un diamante. Spero che lo accetterai. Ok. Va bene. Oh, Molden, intanto che qui c'è un altro bambino. Aspettate un attimo. Dov'è? Questa è Coda. Ok, Molden era lui? No, questa è Carty. Mi piaceva anche vedere quanto ci sarebbe stato valutato il diamante. Giusto per curiosità, perché secondo me viene fuori un bel po' di soldi. Che strano, non hai da queste parti, anche tu. Io sono un mercante ambulante, per questo mi trovo qui. Mi trovi qui, Duina. Oh, ma è meglio se mi presento. Mi sembrava di averla già
D'averci già parlato, invece a quanto pare no. Mi chiami Duina, piacere riconoscerti. Sai che da queste parti pioveva sempre, sempre, sempre? Ah, finalmente ha smesso di piovere e ho potuto raggiungere il villaggio degli Zora. Invece no. Ok, per prima cosa vado all'emporio per riempire la saccoccia di oggetti rari. Tu vedi di non tralciare il mio lavoro, ci siamo intesi? Ok. Partita male. Ci devi dire altro? Salve. Ok, non sai cosa? Buttati sulla trota gelida. Non si trova facilmente da altre parti. Ok. 500 rupie l'uno vale il diamante. Praticamente abbiamo 1000 rupie di scorta nel caso succedesse qualcosa. Ci stiamo avvicinando alle 3000 rupie, comunque piano piano, per la casa intendevo. Tu chi sei invece? Ah, Fukyu. Dicono che Ruta ora si sia calmato, però è vero. Ah, sei tu Link? Scusa, parlavo fra me e me. Che c'è? La verità è che mia moglie Dimag è andata via e non è ancora tornata. Quando il colosso sacro Varuta ha iniziato ad adirarsi, lei è andata a pescare più lontano. Però, nonostante ora Ruta si sia calmato, non è ancora rientrata. Temo il peggio per lei. Ah, se solo l'avessi impedito di andare. Vado io a cercarla, dai. Link, non solo hai salvato il villaggio degli Zora, ma ora dici anche di voler andare a cercare Dimag? Sei un vero campione. Mi dispiace disturbarti, ma ti supplico. Ti supplico, ho detto. Alla grande, ti supplico. Riportamela a casa sana e salva. Neanche avessi raffreddore in questo momento. Non sto proprio benissimo, ma insomma, la moglie alla deriva. Vediamo un po' se la troveremo mai e poi mai. Tanto io ricerco ancora Molden, che non si trova. Maledizione, ho trovato tutti, men che lui. Tanto qua sotto c'è roba, sono scivolato giù dalla cascata. E c'è uno scrigno e poi mi è sembrato di vedere degli Zora dalla parte di là. Dopo ce ne andiamo. Questa non me l'aspettavo, di trovare roba qua giù sotto. Ok, allora apriamo, vediamo un po' cosa contiene lo scrigno. Una rupia d'argento, che vale 100 rupie, ottimo, perfetto. C'è solo un gran chiopodista, soddisfazione della vita proprio. Tra l'altro, la finezza, se non si avesse la tuta Zora per risalire dalle cascate, si può risalire con la scala. Molto carina questa cosa. Scusate, vado dal bambino. Magari, non so, Potem, cosa, signore? Che faccia strana che hai, sono un Aelia. Un Aelia? È la prima volta che ne vedo uno. Se sei un Aelia significa che sei venuto da molto molto lontano, vero? Allora forse hai forse incontrato la mia mamma, Dimag, mentre venivi qui? Da quando quel colosso sacro si è scatenato la mia mamma è sparita. Un'altra mamma, tu lì una moglie, questa è la mamma, ma non è che è figlio di quell'altro, sto qui. Beh, penso che prima o poi si deciderà a tornare a casa. Allora io catturo rane e poi le vendo, così guadagno qualcosina al posto di mia madre, che non c'è. Caccia di rane? Sì, visto che la mamma è andata a pescare e non torna più, io catturo rane leste e le vendo per guadagnare un po' di soldi al posto suo. Ti faccio tanta tanta pena, vero? Allora potresti regalarmi delle rane leste? 5 rane dovrebbero bastare, puoi trovarle facilmente nei giorni di pioggia. Ce l'ho per la cronaca? Sì, ne ho 6. Oh ragazzi, uno in più, sempre una in più, come prima, non miserite. Salve signore. Aspetto che papà finisca di lavorare. Eccoti delle rane. Cosa? Veramente? Eccole qua, non so chi è tuo babbo, però... Bene, ora contiamole un po'. 1, 2, 3, 4, 5. Conta meglio lui dell'altro, per la cronaca. Oh, me l'hai portate, per davvero? Grazie, che gentile. Ecco, guarda che ti regalo io, invece. Un carapacciofo. Ok. Se usate in cucina, le sue fibre flessibili rafforzano i muscoli del tronco e aumentano la difesa. Aumentando la difesa. Ma vabbè, questo si chiama carapacciofo. Non capisco perché sia così speciale, ma a quanto pare va a ruba nei negozi. Mi aspettavo di più, però ok, va bene. E questo ora che vuole? Torf, intanto Molden non si trova, io sto cercando Molden, vorrei tenere a precisare la cosa. Aelia, non pensavo che fossi capace di placare il colosso sacro. Neanche io, per la verità. Sei un tipo veramente incredibile, visto che sei così bravo avrei un favore da chiederti, una sciocchezzuola. Sconfiggi l'Inox che occupa lo stagno, Rals. Volentieri? Capisco, in tal caso provaci. Per il salvatore degli Zora, questo dovrebbe essere un gioco da avannotti. Conto su di te. Lo faremo, ragazzi, lo faremo. Non adesso, perché adesso voglio cercare Molden, ma lo faremo. Tra l'altro c'è anche il Lionel che ci aspetta per essere affrontato. E intanto qui... Storia del popolo Zora, redatta da Dorefan, re degli Zora. Parte 7. La sconfitta... Ma questa è quella che abbiamo già visto, se non ricordo. La gente atterrita dalle creature sul monte Tuono. Ma un valoroso Aelia uccise la bestia e riportò la pace. L'elmo di Zora. Ah, è quello dell'elmo! Ok, Riva
al lago Toto, credo sia. È in riva al lago Toto. Ok, perfetto. Abbiamo trovato almeno questo. Intanto tu che ci devi dire, tra l'altro? Link, ti ho giudicato male. Il colosso sacro Varuta. Anche se abbiamo perso la nostra Mifa, lei può ancora aiutarci a lottare contro la calamità Ganon. Scusa se non mi sono presentato prima, mi chiamo Jat. Il mio compito è studiare la storia del nostro popolo e tramandarla alle generazioni future. Purtroppo questo monumento su cui c'è l'iscrizione del Re d'Oro fanno rovinato dalle intemperie. Temo che anche 10 monumenti che si trovano fuori dal nostro insediamento versino le stesse tristi condizioni. Non tutti. Vorrei poter accumulare tutte le iscrizioni dei monumenti e compilarle in un libro. Ma le mie pinne sono troppo vecchie e trovare tutti i 10 monumenti sarebbe troppo faticoso per me. Quindi devo andare io. E allora, Link, vorrei chiederti un favore. E ti pareva. Vorrei che tu trovassi 10 monumenti attorno al villaggio degli Zora e che tu mi dica cosa c'è scritto su di essi. Va bene, tanto prendiamola a missione. Oh, sei gentilissimo, mi rassicura molto sapere che sia il campione in persona a svolgere un compito così delicato. Prego, prego. Per quanto ne so, uno dei monumenti dovrebbe riportare l'ubicazione di un tesoro. Sì, questo. Se tu dovessi trovare questo tesoro, puoi tenerlo senza problemi. Dovrebbe essere qualcosa che a noi Zora non serve. Allora, troverai 10 monumenti attorno al villaggio degli Zora, vero? Conta su di te. Ok, l'elmo degli Zora al lago Toto, scusate, curiosità, dov'è il lago Toto esattamente? Lago Toto, sì, è il lago Toto. È in riva a questo lago, quindi, l'elmo. Ottimo, ci andremo, ragazzi, ci andremo. Uno scrigno, qui dietro a Red Orefan. Ok, e ci dà uno scudo Zora. Bene, sempre meglio averne uno in più che uno in meno. Molden, trovato! Mamma mia, 3 ore per trovarlo. Ma poi guardate dov'era, cioè qui fuori dalla città praticamente quasi. Sapevo che eri lo stesso Link di 100 anni fa, ma devo ammettere che questa volta hai fatto un buon lavoro. Che lo spirito della principessa Mifa vegli su di noi. Dunque, devi trovare un modo per recuperare il tridente cerimoniale. Tridente cerimoniale? Il tridente cerimoniale si usa durante una festività volta a commemorare la campionessa Mifa. Ah, forse ci vuole questo. Si tratta di una copia dell'originale tridente Scaglia di Luce, impugnato dalla campionessa in persona. Avevo intenzione di portare il tridente cerimoniale a Rosli per farlo preparare, ma mi è caduto giù dal ponte. Non è di grande importanza perché è una copia. Chiederò a Rosli di fabbricarne un altro uguale. Non penso che qualcuno possa trovarlo, e se anche fosse, può tenerselo. Ah, forse ci vuole il tridente Scaglia di Luce. Comunque aspettate, vado un attimo a vedere se trovo quella cosa, quel tridente cerimoniale, che non si sa mai. Allora, gli è caduto giù dal ponte. Io credo sia questo il ponte di cui sta parlando. Però non lo vedo. C'è anche da dire che la corrente tira in là e tira forte in là tecnicamente. Quindi forse si trova da qualche parte qua giù. Saprei. Qui c'è una cascata. Io sarei quasi per andare a vedere sotto la cascata. Guardate voi. Perché se è caduto mi sa che davvero l'acqua l'ha trasportato qua giù sotto, so bene dove, ma secondo me è qui da qualche parte. Tipo, là c'è uno scrigno intanto, che mi sembra già qualcosa. Che contiene intanto lo scrigno, vediamo un po'. Ambra. È da un po' che non ritrovavamo l'ambra, ora. Stavo quasi in pensiero, francamente. Ho come l'impressione che non ci arriviamo. Spiedino pesce leva fatica. Mi sa che ci vuole, più che... No, oddio, prendiamo... Sì, no. Spiedino pesce leva fatica, va. Che è meglio, ci serve al momento. Abbiamo trovato una delle lastre che cercava, l'altro. Storia del popolo Zora, perfetto. Parte 3, la leggenda dell'esercito Zora. Si narra che un tempo il villaggio degli Zora era guidato da un re che non era capace di combattere. Anche se non esperto dell'arte della guerra, però il monarca era lo stesso molto amato dalla sua consorte. Una banda di mostri che viveva sul monte Debon venne a conoscenza di questa debolezza e attaccò il villaggio. Il re, malgrado la sua imperizia, guidò le truppe a difesa del villaggio con una grande preoccupazione della sua consorte. La regina cucì una delle sue squame sull'armatura del marito, wow, nella speranza che tale amuleto lo potesse proteggere. La battaglia scoppiò e pareva che volgesse a favore degli Zora, se non che il generale dei Lisalfos sfruttò un'apertura nelle linee degli Zora e sferrò un rapido attacco che mise alle strette il re Zora. Ma, proprio mentre Lisalfos alzava la propria arma per sferrare il colpo ferale, accadde qualcosa di incredibile. Una fortissima luce, riflessa nell'armatura del re Zora, accecò per qualche istante Lisalfos, bloccandone i movimenti. Il re ne approfittò per reagire e riuscì a uccidere il proprio assalitore. Il miracolo fu dovuto alla squama della regina, che, come quella di ogni femmina Zora, era di un bianco purissimo, e che per qualche istante aveva riflesso la luce del sole al tramonto.
Si dice che da questo episodio nacque l'usanza della famiglia reale di donare ai futuri mariti un'armatura. Ok, e questo l'abbiamo trovato. La terza parte. Ma mi sa che c'è un Korogu, tra l'altro. C'è un cerchio di pietre. A occhio un Korogu. Edizione, dicevo, dove diamine è il sasso da rimettere qui? Non lo trovavo. E che diamine, ok? Korogu, grandi così, benissimo. Sono troppo buffi però, guardate le facce. È certo che ti ho trovato, grandi così. Forse era questo il ponte che diceva Molden prima, non saprei. Comunque, andiamo alle cascate turbante, va. Io voglio provare a lanciarlo, perché nel caso lo lanci... Nel caso moriamo... ok, perfetto. Speravo che, che rallentasse almeno il tempo mentre cadevamo. Invece no, perfetto. Alla grande, bellissimo. Povero Link. Ok ragazzi, mi ha fatto ripartire dal Korogu, maledizione. Allora facciamo così, direi che per questo episodio ci salutiamo qui. Abbiamo comunque fatto diverse cosette, fatto diverse chiacchiere, trovato diverse cose e scoperto che dobbiamo andare alla ricerca di parecchi tesori. Magari fatemi sapere nei commenti se avete voi qualche idea per sbloccare quella specie di sacrario al, come si chiama, alle cascate turbante, dove c'è un nostro game over, tra l'altro, le cascate turbante. Solo noi potevamo morire lì, presumo, ma questi sono dettagli. Fatemelo sapere nei commenti, dicevo, se avete qualche idea. Io vi ricordo, se vi va, di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto e di condividerlo sui vostri social, così mi aiutate a crescere anche come canale. Vi ricordo, se vi va, di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter per rimanere aggiornati su cosa esce sul canale, quando, se ci sono problemi, eccetera. Mi raccomando, almeno alla pagina Facebook iscrivetevi o seguitela, fate un po' voi. Poi, se vi va, seguitemi su Miiverse, Instagram e Telegram e aggiungetemi agli amici di Steam, Switch e PlayStation Network. Trovate comunque tutto quello di cui avete bisogno in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Saluto ancora da Access00 e alla prossima. Ciao!